Ok, dovremmo essere live, dovrebbe essere tutto a posto. Ne avevo un attimo approfittato per andare a pisciare. Ne avevo approfittato anche un attimo per andare a pisciare. Ah, in attimo, ah, nel frattempo faccio anche una cosa. Dato che, insomma, non si sa mai. Aspetta, fatemi fare una cosa. Cosa va meglio? Comunque, finalmente ci siamo. Porca puttana. Comunque, ciao a tutti. Qui 7897. Oggi siamo qui per una nuova serie. Dopo aver completato Bayonetta e Devil May Cry, dopo aver fatto questo enorme scalone durato chissà quanto per Devil May Cry e anche un po' per Bayonetta, direi che possiamo un pochettino variare un pochettino con Hack and Slash. Quindi mi sono detto, facciamo qualcosa qualcosa di figo, anche molto più quello di Devil May Cry e Bayonetta, solo che non ha niente a che fare con demoni, streghe. No, questa volta andremo in Giappone e ci concentreremo sulla Yakuza. Ebbene sì, come avete letto qui, inizieremo Yakuza 0. Una sorta di beat'em up open world barra GDR, una cosa di questo genere, in cui noi interpreteremo uno dei personaggi più fighe. Chi ha giocato a Yakuza lo sa. E ovviamente partiremo dal zero, perché io ho Yakuza 0 e Yakuza Kiwami, ma non ho ancora il 2 fino al 7, che è uscito in italiano. Meglio tardi che mai. Ma comunque, non perdo altro tempo, anche perché poi sono veramente contento finalmente di poter iniziare questo bellissimo gioco. E che io sono un deficiente perché non l'ho iniziato sin da subito. Ah, giusto, perché avevo già altro in programma e quindi non ho potuto fare chissà che. Ma adesso siamo qui e possiamo finalmente iniziare. Bene. Ovviamente stavolta non è un gioco. Stavolta, sì, è ancora una. La Sega ci ha messo mano. Ovviamente non vi farò vedere la intro perché sarebbe spoiler. Quindi, ebbene sì, eccoci qui su Yakuza 0. E mi stanno arrivando messaggi. Ok. Ovviamente vedo c'è un continuo qui. Aspetta un secondo, perché me l'ho dimenticato che purtroppo ho questo piccolo problema. Quando faccio partire i giochi per la prima volta, anche se da un bel pezzo che. Anche se c'ho ancora i salvataggi e tutto, però non so perché non mi salva il volume. Bene, ora dovrebbe sentirsi bene. E ovviamente noi inizieremo così. E ovviamente, dato che siamo dei matti, giocheremo in difficoltà hard, ovvero la modalità difficile. Allora, ovviamente non starò qui a tradurre tutto, semplicemente vi farò uno stupido riassunto. Un semplice riassunto, così almeno non rimango qui per ora. Mazza! Cioè, iniziamo proprio bene. Proprietà privata. Ovviamente iniziamo così, Yakuza 0. Con questo tizio che doveva dei soldi, probabilmente a questo tipo qua. Non vi dirò ancora il nome perché ve lo dirà Tess, ve lo dirà più avanti. Per ora voglio farvelo assaporare questo gioco. Oh, grazie.
大金持ち歩いてる時は特にな。 Ah, c'è proprio un attacco a brighe proprio della peggior specie, eh? Tiè. Questo è quello che succede quando provi a prendere a pugni qualcuno, qualcuno di cui non dovresti mai prendere a pugni qualcuno. Redevelopem Kamurocho. 9 dicembre 1988. Quindi siamo ambientati nel 1988. Erano tempi bellissimi proprio quelli negli anni 80. Anche se siamo praticamente quasi alla fine degli anni 80, ma ok. E ovviamente ecco che arrivano due, ecco che arriva una banda di ubriachi che vanno a urtare voce. Non ti conviene proprio perché questo dipende di rompere tutti i denti. Ma poi togliti il sangue dal viso, cazzo. Che fa impressione. Ecco, questo erano i tempi in cui bastava solo guardarlo in faccia un Yakuza e proprio ti caghi addosso, ma vabbè. Non voglio dilungarmi più di tanto perché non è che ho studiato molto riguardante la mafia giapponese, però... Però vabbè. Yo. Strozzino. Tanondeおいた仕事. Do. 終わりました。ちょっと封筒がこのままでいいですか。そんなこと気にしないでいい。むき出しだろうが金は金だからね。堂島組さんは仕事早くて助かるよ。はい、これ。約束の 1割。 ご苦労さん。 10%。 で、これは俺からの気持ちね。 キリオ。いや、それは取り半が常識のこのご時世、安い取り分でやってもらってんだ。普通なら本職の人にこんな安い額の取り立て頼めないからね。でも同年代のガキどもが満札ちらつかせてタクシー乗る時代に本職の君が金もないんじゃ様になんねえだろ。ま、これは俺との初仕事を終えたご祝儀みたいなもんだ。 Cioè, proprio a lavorare con uno strozzino non è proprio una cosa piacevole. Ma ok. Shikashi, baka ni kane ka shichimaruto ato ga mendou de shou ga nei na. 30 man pochi shiten no wa kantan da ga, kaishou shitokanei to shoubai toshite no kejime ga tsukanei. Na? Ee, ma... Ore mo nagai koto kono machi de kane kashi yatteru kara yoku wakaru. Ima no yononaka... 金の本当の価値が分かってるやつなんてほとんどいやしない。その点、額のない君も。なんかそれはそうそう、それはどうとかも。そうじゃない？俺には分かりません。それじゃこれで。なあ、うちに来ねえか？兄ちゃん、君の腕っぷしなら。 ヤクザよりもっと簡単にもっと多くの金が稼げる。ねえ。いい飯腹いっぱい食って、いい女を好きなだけ抱ける。それだけじゃない。金さえあれば、不幸な人間を幸せにすることすらできる。ヤクザは下積みが長え。手っ取り早くのし上がるには、
うちに来て稼ぐってのもいい選択だと思うんだが。まあ、ルイのね、インベンディとしてもね、前にそのことばを聞いてれば、そうしたかもしれませんけど、一度国道になったもんは時間を巻き戻せない。エザルタメント。答え。か。ヤクザには誰かを幸せにすることなんてできないんすかね。まあ、よめの。 俺はヤクザになったことねえからわからねえ。ま、気が変わったらいつでも連絡してくれ。じゃ。Beh, tu non sei manco Yakuza, sei solo uno strozzino di merda, però. Kanekashi-ga-erasuni. Strozzo come tutti gli strozzini, caso, Kiryu. Bam bam bam. Takada Kuroda. I denari Kugaki. Kazuhiro Nakaya. Beh, va di quel sangue dalla faccia che sembra uno psicopatico. Keiji Fujiwara, Shunsuke Sakuya, Hidekazu Shibata e Naomi Kusumi. E te l'ho detto che dovevi darti una lavata. Riki Takeuchi, Shingo Tsurumi. Ecco, bravo. Hideo Nakano, Arata Iura, Tetsuya Watari. Cioè, all'epoca si usava il cerca persone. Mica un cazzo di cellulare. Hitoshi Ozawa, Miyuki Sawashiro, spero di non avere problemi con... Oh! Capitolo 1. Bone by Oath. Ah. Questo è dove Nishiki ha detto di incontrarmi. Credo di dover essere a qualche punto. Vabbè, non sarò qui a tradurre perché sennò altrimenti facciamo notte, però. Cerca persona. Questo codice che ha a che fare? Questo è il codice per... Vabbè. Cosa hai fatto? Ti sto aspettando, muovi quel culo, fammi vedere quel culo nell'evento che ti trovi. Ma che cazzo. Forse dovrei dare un'occhiata in giro per vedere se riesco a trovarlo. Trova Nishikiyama. Ebbene, questa è la parte open world, più o meno. E ovviamente, come potete vedere qui, ho fatto giusto 5 capitoli, però per tutto il resto non mi ricordo a malapena mi ricordo qualcosa. E noi dobbiamo seguire la minimappa. Dai, ma poverino. Dei borseggiatori? Qualcuno ha bisogno di dare a loro una bella lezione. Beh, andiamo a dargli una bella lezione. Ehi. なんだよ。見てんじゃねえぞ、俺。おい。ヤクザじゃねえのか、そいつ。バカ。ヤクザったって、年も大して俺らと変わんねえ。どうせ下っ端だろ。
Fossi in voi, non guarderei un libro dalla vostra copertina. Non giudicherei un libro dalla copertina, anzi. Pareste meglio ad ascoltarlo, ma a quanto pare volete usare le maniere forti. Vabbè. Sì, comunque questo gioco ha delle fasi beatemap. Ok. Allora, al momento abbiamo solo questo stile. E ovviamente scemo, mi faccio colpire. Bene, ok. Premendo triangolo durante una combo potresti fare un finishing blow che butterà giù il nemico. Ok. Oh, ma mi pare. Fatemi concentrare. Ovviamente già so come funziona, perché io ho giocato e finito Yakuza Kiwami 1 quando usavo ancora la PS1, la PS4. Sì, lo so come funziona. Ah, possiamo afferrare i nemici. La porca di una. Ok, dai a questi tempisti una bella lezione. Allora, quella barra che vedete sotto quella della vita è Leak Gouge. In pratica, quando si riempie possiamo fare delle mosse stupende. Possiamo fare mosse stupende. Solo che mo adesso ce lo mostra il gioco. Boom! Oh. Sta buono. Ebbene sì, ha delle meccaniche beatemap. Come ho detto prima. Però posso dirvi con tutto il cuore che è fighissimo. Nishiki. Ah, è così. Come i tsuma de tatte mo konei kara. Machiawase sppokasareta ka to omotta yo. Akira Nishikiyama della famiglia Dojima. Kyaku da. Ome ga nagana konei kara ko yatte jikan tsubushite tan janai ka. Sì, certo, come no. Otonashiku Hellsuri demo ikette ro, gaki ja arumeji. Kyoumi ne. Ae kawarazu katai ne. Ma iya. Toriaezu nomi ni ikou ze. Hisabisa ni oru de tsukiae yo, na? Sì, più o meno. Arigatou gozaimashita. Ha? Iya, Dai, andiamo. Dai, sto poveraccio ha avuto una brutta giornata. Dai, lasciamolo stare. Cazzarola, sti teppisti. しかしよ。お前も様になってきたよな。もう一発のヤクザだ。今日の取り立ても、もう済ませたんだろ。せやもうフィニート。これで風間の皆さんも少し安心するか。さあ、スパラブロブよ。会いに来るのとりは喧嘩の腕っぷしだけだ。お前みたいに器用じゃねえからな。何言ってんだ。 こんなバカみたいな時代だぜ。楽しまなきゃ損だろう。少し頭使えや。キャッキャリッチ。風間のおやっさんがムショから出てくるのは年明けてからだ。それまで。あ、オッケー。この人は、in prigione。まあ、no、dai。さっきの店舗らしいなりから変えてみな。まあ、no、dai。久々にしても、così。 お前もたまには50万のスーツでも着てみろよ。そうすりゃ世の中の見え方もちっと変わる。俺は服なんかどうでもいい。風間のおやっさんだっていつも地味な服着てんだろ。お前な、あの人は組の若頭。堂島組のナンバー2だぞ。あのレベルまで行けばそれでも通用するがな。
極道商売にある程度見えが必要なんだよ。お前が最近車買ったのもその見えのためか。このこじゃれたライターも俺んだ。そろそろ返せよ。マドンナ。見え張りてんならケチケチすんな。お前も本当は分かってんだろ。人は車のエンブレムと着ている服のブランド、そしてこの堂島組のダイモンを見てさ、ボボラス。Oltre la macchina e la giacca c'è anche la spilla. Vabbè. Anche se è caldo, ma non ha bisogno di tutta sta roba. Sonna non sa. Katagi no kuse shite agokina shoubai suru yatsu ni karita kane de asobi makuru baka. Kono machi no renchū ni hito no naimen nante minuke ya shine. Yatsura ni totcha gaiken ga subete. Wakatta mo ii. Sore yori nomi ni ikun ja nakatta no ka. E infatti andiamo a farvi una bevuta oppure volete andare a lamentarvi e basta. Stamania Pink Dori ni demo ikka. Ano atari ni ii mise ga aru nda. Strada Rosa. Buffo come nome, ma vabbè. Ikku zo. Andiamo. Comunque da quello che abbiamo potuto vedere, noi siamo noi apparteniamo alla famiglia Dojima. E da quello che ho capito il vecchio, mi fanno manco parlare, che cazzo. Kane kechitte tamekomu no mo ii kedo koi u gojisei da. Kane wa tsukai you de baibai ni mo naru. Ma その手の情報をつかみね。町で遊んでアンテナ張らねえとな。この町で忍ぶってのはそういうことさ。まあ。可愛い女子大生がよりどりみどりと言われついて行ったらバカ。5000円ポッキリのはずがぼったくられる。まだ同じくらいだ。そういうのも全部勉強だと思えばいい。つうか、そう思わねえとやってられねえだろう。今のは物の例えであって別に俺が実際に体験したってわけじゃん。この人の、まあとにかく今日は俺のおごりだ。おめえもたまには楽しめ。いいな。あべ、dai。Vi dico solo questo: essendo un open world, ci sono anche delle attività molto divertenti. Alcune sono belle, altre sono divertenti da fare. E come stavo dicendo, diciamo che il tizio Kazama credo che sia praticamente il capoccia della famiglia Dojima, ma non so benissimo perché è finito in prigione per una ragione o nell'altra, ma vabbè. Cos'è questo? Una lotta? Così sembra. Andiamo, siete l'intralcio. Che hai problema, fratello? Hai un problema? Siamo nel mezzo di una discussione importante. Ehi, vecchiaccio, smetti di parlare con loro. Non abbiamo finito qui. A chi, vecchiaccio? Tu piccolo teppistello. Che cosa hai detto? Adesso te la sei cercata. Asci? Andiamo, nonnino. Dammi il tuo colpo migliore. Ok, non so se sono ubriachi o meno, però. Ah, fanculo, sono completamente ubriachi. Non vale la pena di cacciarsi nei guai. Prendiamo una strada differente. Non ce ne sarà bisogno. Ho un modo veloce per sistemare questa storia. Oh, sì. Ho solo bisogno di renderli sopri un pochettino. Con i miei pugni. Perché a me non me ne frega un cazzo la regola su Yakuza, ben meno tutti. Ancora. Non so dirti se sei un sadico o un lavoratore di carità. Aspettando, sono due ubriaconi. Di che diavolo stai parlando? Stagne fuori. Sei stagne fuori, tu.
Allora dito che le volete prendere, eh? Proprio forte. Ecco qua, Lit Gouge. Non ce n'è bisogno neanche del tutorial per farvi capire che cosa serve. Adesso vi faccio vedere. Boom! Boom! Ecco, questo è quello che può fare Lit Gouge. Mi ho dimenticato di sta cosa. Ehi. Scusate, sono un po' deficiente. Sta buono lì. Guarda che si sono materializzate delle persone. Sogni d'oro. Ora smammate. Cosa? Dove sono? Cosa sto facendo qui? E tu chi sei? Sembra che si siano ripresi un po'. Deve essere il tuo tocco delicato. Delicato, un par di coglioni, li ha menati come se... Boh. Ricordo di aver guardato dei video musicali al bar, poi stavo parlando di quali idol ci sia piaciuta. Ci è piaciuta. Sì. Qualche deficiente si è appena preso il gioco di Shoko-chan e la mia testa scoppia. Non riesco a ricordare dopo quello. Penso che voi due ne avete avuto abbastanza per stanotte. Andate a casa. Sì. Ai 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 ai. Oh, stai bene, signore. Ecco, l'accompagno al treno. Faccia piano. Oh, grazie. È difficile, è assurdo considerare un bambino della tua età. Un ragazzino della tua età, credo. Tutto bene ciò che finisce bene. Dai, andiamo al bar. Già. Completare alcune sfide ti guadagnerà CP, completation points, e puoi vederli al menu di pausa sotto la completation point. Ci sono alcune cose che succedono di per sé se giochi al gioco, ma altri servirà un bello sforzo. Posso scambiare quei CP tramite visitando i tempi o accedendo al CP Change Menu, dove puoi spendere i CP per ottenere vantaggi. Ok. Dai, andiamo. Dannati per il cuore. Che spreco. Un maledettissimo... Una vergogna, direi. E tu chi sei? Hai preso un pugno da due gorilla. E hai un pugno da un gorilla da 2 tonnellate. E lo sprechi con questi ubriachi. Pensa al talento che... Vabbè. Che pensi che sia il talento? Cosa pensi che significa il talento? Vabbè. Guarda, ho semplicemente aiutato due tizi con a togliersi un po' di alcol dalla testa. Tutto. Sì, questo è il punto. Ma questo è il problema. Vuoi parlare di alcol? Sì. Vabbè, questo parla di alcol e altro. Tu sei della mafia giapponese, giusto? Qualcosa del genere. Sì. Sembra che tu sei veramente confidente in una lotta. Un vero uomo, un vero ragazzo dinamite. Mi stai chiamando ragazzo? Non te la prendere, ragazzo. In confronto a me sei praticamente un inetto. Ah. Ehi, Kiryu, cosa stai aspettando, amico? Niente. Sarò lì da te. Non ha senso perdere tempo con questo ubriacone. Devo solo andare. Troppo alcol ti fa male, vecchio. Abbi cura di te. Ehi, adesso. Aspetta un attimo. Aspetta, Ho solo un piccolo consiglio da dare a te. Ho un amico che mi sta aspettando. Se hai qualcosa da dire, falla in fretta. Fuori con il tuo cane principale. Io e i ragazzi, diciamo, eravamo abituati a spaccarlo quando eravamo alla tua età.
Ma se spendi tutti i soldi a giochicchiare al turno non diventerai mai forte. Dovresti investirli per te stesso. Cosa? Come un come membro di una palestra? No. Meglio non spenderli alcolici. Parla ovviamente di investirli in te stesso, letteralmente. Letteralmente. Cosa intendi dire? Dietro che tu me l'abbia chiesto. È una lettura speciale, solo per te. Se in pratica possiamo utilizzare i soldi non solo per spenderli in attività e altri, ma possiamo anche potenziare il nostro personaggio. Possiamo potenziare l'abilità del nostro personaggio. Infatti potremo. Infatti potremo anche ottenere delle grosse abilità. Ovviamente solo che più avanti sarà ci richiederanno molti più soldi, ma molti. Tieni continua a investire i soldi per te stesso e con un po' di allenamento il talento è tutto tuo e crescerà, il tuo talento crescerà in un baleno. Solo ottieni, quindi tieni donne e vino sul budget, capito? Una cosa del genere, ma sto traducendo un po' a braccio, però purtroppo già che sto traducendo da garrompa, raga, quindi per favore abbiate pietà di me. Investirli in me stesso, interamente. Non ho mai sentito niente di tutto questo. Beh, dato che tu l'abbia... ti sei fermato ad ascoltare adesso, Già. Ehi, Kiryu! Sto arrivando. Tutto quel parlare mi è venuto... Vabbè, buzz, non so che cazzo vuol dire. È tempo per il secondo round. Passa una buona serata, ragazzo mio. Che strano tipo. Sai, andiamo. Cazzo, siamo già a 35 minuti, 35 minuti di introduzione, raga. Comunque sì, a sto giro i soldi non ci serviranno solamente per permetterci tutto quello che ci pare in questo gioco, ma anche per poter potenziare le nostre abilità. Solo che in Kiwami non c'è sta cosa, anzi, c'è altro. Tak. Ai kawarazu shin no ne machi da yo na. Dakara hito ga atsumatte kuru n ja ne no ka? 最近の景気で金持った欲の塊みてえな連中がな。そいつらが酒やら女やら欲しがって集まる場所なんだ。この彼女って町は。なんだ。武器用なりに一応分かってんじゃねえか。見直したか。錦山君。ま、 pensate. Oh。なんだあいつら。 E loro chi sono? 現役女子大生ホステスの窓花ちゃんとゆいちゃんだ。ミンキャン。ねえ、ポケベル鳴らしてるんだから電話してよ。今度いつお店来てくれるの？今日、後で顔出すよ。本当に？なんだよ、俺の言うこと疑ってる？ 信じたいけどな。そんなこと言うなよ。ほら、お小遣いだ。やった。1988。女ってのは器用なもんだね。ええ、まあ、別に。ありがとう。じゃあ、また後でね。待ってるよ、錦山君。 いつの間にか大した感じねえか、錦。お前さ、俺があの女たちにまんまと小遣いせびられたと思ったろ。けどそうじゃねえ。女とつながっとくことが大事なんだ。うん？いいか、組の上にいる兄貴たちは基本的に女にモテない。あの人たちは見るからにヤクザでございますって格好してるからな。それはなんだ。
Beh, anche se... Vabbè. Ah, la vita notturna di tanto tempo fa. Che bello. Ma ok. Vabbè, diciamo che più o meno questo è un prologo. Ma questo mese ne ha yoku kunno ga. Hm? Kore de 2 dome da kedo? Non da da. Bottle keep nanka shiteru kara yo. Jōren nano ka to omotte na. Quindi sei cliente abituale qui, eh? Va bene. なるほど。お前は偉いよ。確かに見えってのを大事にしてる。おめえもこの世界でのし上がりたきゃ少しは見習えよ。 お前はそういうタイプじゃねえってことか。俺、親父さんの背中を追いかけてこの世界に入った。きっさがやまい。孤児だった俺ら拾ってくれたあの人のために。てめえの体はるくらいしか脳がねえ。いや、もしかしたら。 おめえは今のままでいいのかな。オッケー、グンディ。そのぐらい出生のフォノトロフ。おめえが下で頑張って風間の親さんが出世すりゃ、おめえにも出世の目が出てくるかもしれない。そういうのし上がり方もあるさ。ただ、おめえは風間の親さんの子じゃない。堂島組の組員なんだ。親さん、なんで俺らのこと 風間組に入れてくれなかったんだろうな。それは堂島組の方が格は上だけどさ。うん。よせよ。おやっさんに考えがあってのことだ。えし、あ、それはちょっとね。そうだな。あんけぜ。ペルセラフィーでんプリンガレラチャブラ。よし。ちょっと思ってよ。あ、始めの話はもうやめだ。カラオケでもしてパーッと騒ごうぜ。な。 Ma comunque non farò le fasi del karaoke perché mi ammazzerebbero per il copyright, purtroppo. Mi ammazzeranno per il copyright, quindi quello che posso fare io è... Però comunque vi faccio vedere, ve lo faccio vedere solo una volta, poi dopodiché. Allora, diciamo che sì, è un written game. Ci sono infatti ci sono parecchi, ma proprio tanti minigiochi in questo gioco. E ci sono anche, se non sbaglio, se, da un certo, in un certo luogo ci sono, puoi anche giocare a dei vecchi titoli Sega di molto tempo fa. Allora, la prima volta che ci ho provato a fare questa cosa, non sapevo che fare. Vabbè, dai, dato che... Dato che questa è la canzone più memata di tutte, però ovviamente non ve la farò sentire perché mi ammazzerebbero. Ok, cerco un attimo di concentrarmi perché siccome sono pignolo con il writing game, anche perché non sono fraus, tipo parlo videogiochi. Però so, so ma là, quello che so di questa canzone è quella più memata di tutte. Merda. Mannaggia i cani.
Ciao Abby. Ciao, ciao Mary. Hai mangiato? Sì, ho mangiato. Non sopporto essere disturbato proprio nei momenti. Che poi, dai, che poi io tempo fa vinsi pure a un torneo di karaoke. Molto tempo fa. Però veramente io mi immagino cantare una cosa del genere. Anche se diciamo che siccome vivo in Italia, posso fare solo canzoni italiane. Perché se devo cantare roba straniera divento scemo. Divento veramente scemo. A imparare i testi, i toni e tutto quanto. Però è... Aspetta un secondo, giusto per contraccambiare. Re del karaoke, grazie gioco. Ok. Anche se avessi raggiunto il 100%, il 100 punti, non so cosa sarebbe uscito fuori. Dame.知らなかったぜ。おめえがあんなにカラオケ好きだったとはよ。ああ、grazie、ciccio。だが、それはお前がハメ外そうとか言うから仕方なく付き合ってやっただけで。嘘つけ。その割には乗り乗りだったじゃねえか。普段から隠れて練習してるんだろ。なあ。よせよ。そんなわけねえだろ。まあまあ。 それにしても思いっきり歌ったら腹減ったな。締めにラーメンでも行っとくか。まだ食うつもりか。俺はそんなに腹減ってねえよ。なんか、じゃあ、なんだっけ、ボミタって、ボイドウ。まあ、いいじゃねえか。あ、あの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 、
Ecco. Mamma. Controller, potresti per favore essere così gentile di non rompermi e non rompermi i coglioni, per favore? Perché sennò guarda. Lo so, è messo qua. Allora, mi dispiace per tutti quelli che... No, Vincent, non può non mutare! Raga, purtroppo non voglio avere problemi di copyright con la Sega. Non voglio avere proprio problemi. Però fossi stato... Però non mi fanno parlare. Sore, ma vuoi ni parte in giannello, eh? Vabbè. Comunque veramente. Vabbè. Vabbè, dai, le idol. Kaitara checkste miro yo. Angai hamatte ore yori kuwashiku naru kamo na. Sa. Vabbè, ognuno. C'è i cazzi propri. Kitte concerto itte tari shite. Comunque dicevo, se fare questa roba fosse stato coglione J o qualche altro fallito di Twitch Italia, non avrebbe avuto problemi di copyright probabilmente. Portacci loro. カムロ町の一角で発見された若い男性の変死体は激しい暴行を受けており、警視庁では殺人事件とみて、ただいま続報が入りました。若い男性の身元が判明したとのことです。死体で発見された男性は都内在住の会社員。Ma il tizio che abbiamo menato prima all'inizio? 32歳。警視庁の調べでは栗原さんは金融業者数社から借金を抱えていたとみられ、 ma l'abbiamo solo menato, non è mica morto dissanguato.
Un omicidio a Kamurocho. Infatti tu non uccideresti nessuno. Anche se Kiryu un po' come Batman, devo dire la verità. Anche se ci sono stati dei piccoli casi, ma ok. Sì, credo che abbia un grosso problema per le mani. Sì, non possiamo sbagliarlo con quel neo sulla fronte, poi. E iniziamo bene. Kumika. E credo che abbiamo un grosso problema fra le mani adesso. Quindi in pratica ve lo dico io in modo abbastanza accurato. Allora, diciamo che quello che è successo adesso è il tizio che abbiamo menato prima è stato trovato morto, ma noi l'abbiamo solamente menato. E a quanto pare qualcuno vuole buttare la colpa su Kazama, dato che Kazama ha fatto entrare nella Yakuza Nishiyama e Kazuma Kiryu. Quindi direi che abbiamo un grosso problema fra le mani. E mi sa che sarà dura proprio far capire a tutti che non siamo stati noi.親さんの後釜に座ろうって連中は間違いなくそこをついてくる。堂島組若頭補佐の3人とかな。くそ。そもそも半年前、親さんが札にパクられたのも、その3人の誰かに売られたって噂だ。なんだそれは。親さんの仕切ってた賭場、周到に場所変えてたのにいきなり摘発食らったろ。ありゃ組の事情に詳しいもんが札にチクったとしか思えねえ。 で、それが誰かって言え。3人の若頭補佐の1人。クゼの兄貴だったって噂だ。クゼの兄貴が親さんを殺すに売ったってことか。もちろん証拠があるわけじゃない。でもよ、その件で親さんがムショに行ってからクゼは偉い勢いついてる。火のないとこになんとやらだ。OK。 Ok, quando, ok, praticamente con Kazama in prigione, questo tizio Kuze, uno dei suoi lieutenant, non so che cosa vuol dire, credo che tenente, mi sembra, abbia preso temporaneamente il suo posto. E forse, credo, forse, e forse ho come l'impressione che questo tizio voglia prendersi tutta la insomma, vuole incastrare Kazama per poter... Non so benissimo cosa potrebbero fare in Giappone negli anni 80 se qualcuno viene accusato pure di omicidio, però. Anche se non so, quanti anni sono passati da quando venne messa al bando la pena di morte, però. Però ho come l'impressione che potrebbe essere così. すまん。
Si mette male. Cioè, abbiamo appena iniziato e già si mette male. Mattina. Cioè, siete stati lì fino a mattina, eh. Ho avuto una chiamata dal quartier generale della famiglia Dojima. Credo che dovrebbe esserci un telefono a gettone. Ah, tra l'altro, i telefoni a gettone non servono solo per le chiamate e tutto quanto, però possiamo anche salvarci la partita. Salvare la partita. Voglio chiamare la famiglia d'ufficio. Il family office, una cosa del genere. そっちで誰か俺のポケベル鳴らしたか。あ、はい。久世の兄貴に言われまして。桐生さん、すぐ事務所までお越し願いやす。実は、若頭補佐のお三方が桐生さんをお待ちで。Tutti e tre i tenenti, Madonna. Non si mette bene, non si mette per niente bene. Beh. Credo dove prendere un taxi per il quartier generale della famiglia Dojima. E andiamo, fammi almeno salvare, cazzo. Facendo attenzione a non confondere i salvataggi. Comunque, per farvi capire quanto è grande la mappa, questa è la mappa di Kaburocho, che è un. Non esattamente un distretto, però. È un bel quartiere. Ora non so com'è adesso. Perché le cose sono molto cambiate dopo qualche anno. E questo gioco è ambientato nel 1988. Eh sì, quello che avete visto prima è che ci possono venire addosso un po' di gente, quindi. Dobbiamo qua, va? Cosa mi sto a fare qua? Eh sì, possiamo anche utilizzare l'item box che. Sì, perché ci sono pure degli oggetti. Che ci permettono. Che sono equipaggiamenti e qualcosina. Solo che mo non abbiamo un cazzo. Sì, andiamo. Chi è? Becca sti spicci. Portami al quartier generale della famiglia Dojima. Molto bene, signore. Vediamo un po' cosa hanno da dire quei tre. Kuze e tutti gli altri tenenti. E devo spegnere la vibrazione. Tojo Clan, quartier generale della famiglia Dojima. Ho come l'impressione che non finirà bene, anzi, avremo un grosso problema fra le mani. Dato che era lui. Eccoli tutti e tre. I tre tenenti della famiglia Dojima. Zeibun matashite kurere janai ga. Eraku natta mon da na. Kiri. Daisaku Kuze, tenente della famiglia Dojima e Pati. Moshi mi Padre chiamasse. Kenno Clan. Kuze no aniki. Konna hiruma kara, Dojima gu no kanbu ga gankubi soroeta omae o yobidashita ryū. Wakaru yo na? Keiichi Tsushibara, tenente della famiglia Dojima e padre della Tsushibara family, della Kamurocho famiglia de miskatta Tsushibara. shitai no ken. Desu ga. Yappari temei ga. これはゴルフどころじゃなくなっちまったな。ねえ、クゼの兄貴。Hiroki Awano, tenente della famiglia Dojima e padre dell'associazione Taihei. お前に取り立てを頼んだ金貸しから組に連絡があってな。金貸し。東国クレジットの社長だ。Oh. Quindi è il presidente della Tokyo Credit quello strozzino. あの社長に頼まれて仇ぶっ殺したのはおめえだろ。
Mottomo, Aiza Gibuno Sejanetti. Sasso che ne uti a Tana. Tara Sanjuman Teto no cosa in notte da te. Un gioco è tausto molto in atta da Rocarna. Cinque ne gane gasto a ye. Dojo serve. Ma non ne ho dato di me. Diuga dove Catagio e Cimotazzo qua. Doma qui qua. Daga. Ciotto mattadasai. Oreva. Ti devo da signore. Anzinciro. Catagi tate aitemo sciacchi mamero un cusde. Ksoi mi si sia cinin queba. Cota osamar. Sì, ma abbiamo. Scamaretta. Ma corosi no a sorre di Okamito teuci sotto i si. Sorre di monda. Anova giocherà due stomi o surasca da. Soda. Nendona voto sicuro da monda. Ma se non sono stato io, Cristo. Cioè, l'ho solo malmenato, mica l'ho ucciso. Hanno passato. Doio i misca. Robo Kenja nea. Omega sta io stetta da basura. Oi, Giri. Oi, Orinio tenande hanno passato da tanto. Eh? Ma se che Kazama no Kajiro no Shite, oggi c'è Dio, eh? Ma lui non c'entra niente, io non gli ho fatto niente. Nande o yasu no name ga dete kuru nsu ka? E infatti cosa ha a che fare? Kikareta koto dake ni kotara. Ciccio. Sono anche il tenente, però io nande ano basho errande. Non è che non abbiamo le prove. Kajiro no shiji ja nenu. Eh? Sore ni chaka wa doko de te nireta? Ma se me l'ha chiesto quello struzzino di merda, mamma. Chaka. Itte nan no hanashi o shiteru nsu ka? Ora giù non c'è molto, ma se. E infatti, non c'ho la pistola. Cioè, vuoi perquisirmi? Sì, Kiryu non ha manco una pistola nella giacca. L'abbiamo solamente malmenato. Non è che. Ma quindi credo che ci sia qualcuno che abbia voluto addossare la colpa a qualcun altro. Non so chi è stato. Perché c'eravamo solo io. C'era solo Kazuma. E c'era quel maledetto deficiente. Potrebbe essere lo strozzino ad averlo ucciso quando noi non stavamo guardando. Temi mi dei ne stappa ha mi de darra togo suru tende. Oh, Kiryu. Mo ichido kikuzo. Nande wazawaza ano basho de sagi o okoshita nda? Kanekashi kara no shiji datta nsu. Ano basho ni aite o yobidasu kara. Sukoshi itai mi ni awasete kara. Kane o toritatete kure tte. Ima itta koto machigai ne e na. Esattamente. Doyara Kanekashi kara hanashi kiku sugu aru sou da na. Doai uchi no kumi ga ano koroshi ni kankei shite ita tsu na jijitsu. Shikamo basho ga basho da. Kono maji e acchi no shigoto ni shishou ga dechiru. Dou suru yo, Kuzena aniki. Kotae wa hitotsu da ro. E sarebbe? Uh.
Quindi dobbiamo parlare in privato con Kruse? Vediamo un po' cosa da dirci a riguardo. Tiè. Anche se di certo non farebbe bene alla tua pelle e ai polmoni. Maledetto. Nani ga nanda ga wakanne tte tsura da na. Rei no shitai ga mitsukatta ano basho wa na. Azoku wa tsūshō kara no hitotsubo tte yakkai na tochi nanda. Omae ra shitappa wa shiranai kamoshirenai kedo na. Dōjima kumichō kara ore ra kashira osa no 3 nin ni meirei ga detsuta nda. Donna te tsukatte mo sono kara no hitotsubo wo te ni ireru to na. L'empty lot. Kara no hitotsubo. Hari no ana hodo no sukima mo nai hankagai ni gūzen dekita hitotsubo no akichi da. Sore wo oyaji ga hoshigatteru. Oya ga hoshigaru mono o sashidasu. Sore ga kobun no gimu tte wake da. Qui poi, quindi? Da ga sono basho de katagi no shitai ga mitsukatta. Ano tochi ga sekken no mi o hichi ga jiage shiyou ni mo tte dashi ga muzukashiku natchimai. Honto komatta hanashi sa. Na? Si? Sore ga Oyasu-san to donna kankei ga? Infatti te lo dico una volta, ti dico un'altra volta. Tetsu no imi mo atte na. Dōjima no oyaji ni sashidashita yatsu ni wa totte oki no hōbi ga yōi sareteru. Hōbi? Ou. Fuzai no Kazama no kashira no ato Dōjima gumi jiki wakagashira no posto da. Sul serio? Tsumari ano tochi wa ore ra kashira osa ni totte tada no hitotsubo ja ne tte koto da. Ma a saisho wa tekkiri Kazama no kashira to tsunagatteru omae ga ore ra no jama suru tame ni yatta no ka to omotte ta ga sono kao iro ja nan ni mo shirimasen deshita tte kanji da na. Chotto matte kudasai. Sore ja Kazama no oyasu-san wa dou naru no su? さあな。だが組の一大臣に無所にいるようじゃ頭は務まんねえだろ。おまけにだガキの頃から育ててきた可愛い子分が理由はどうあれ敵をぶち殺しちまったとあっちゃきっちりけじめつけねえとな。おやっさんは関係ない。それで俺も殺しはやっていません。Quindi qualcuno vuole fregare la poltrona a casa mai? Come capitano della famiglia Dōjima. Satsuni wa kyō jū ni jishi ro yo. Sore to enko tsume toke ya. Omae mo gokudo nara kumichō ni aisatsu shi tokanei to. Suji ga toranai zo. Bastardo. Però c'è la zona, diciamo che un omicidio non è cosa da poco. Anzi, quasi come anche in Danganronpa un omicidio non è cosa da poco, perché se vieni beccato finisci male. Quindi questo stronzo ci sta dicendo che dobbiamo costituirci? Serio? La vedo brutta. Sembra che quello strozzino mi abbia messo in una trappola. Mi sa di sì, Kiryu. Ehi. Oh. Ehi, ma mi puoi leggere? Ehi, ragazzo. Oh. Sei il vecchio dell'ultima sera? Yes. Adoro le musiche. Finalmente ti stavo aspettando per me. Per me? Sei ancora reduce del liquore. Sei ubriaco. Questa intera città è un grande bar.
è stata fatta per bene. Io e Kamoji Kun eravamo stati qui per tutta la notte. Sì, beh, lieto che avete passato una bella giornata. La tua faccia sembra un limone. Che ti succede? Non posso metterti molto, ma sono felice di darti un orecchio. Ho molto da fare in questo momento. Ah, bene. Comunque sia, ho un favore che vorrei chiederti. Sì? Mi hai menzionato che mi stessi cercando. Veramente, aspetta, scusa, ma non ho tempo per fare questo. Cioè, non ho tempo per nulla di tutto ciò. Ci vediamo più tardi. Grazie. Ho solo bisogno che tu parli. Mi sono parlati per un paio di tizi. Che saranno qui molto presto. E saranno molto arrabbiati. Non mi hai nemmeno ascoltato. Perché dovrei importarmi di due problemi? Beh, una bella domanda. Chiedigli a loro. Sono molto felice di parlare anche con te. Ah, ciao Mattias. Come va? Oh, ehi. Parli del diavolo e spuntano le corna. Eccoli qui. Esatto, nonnino. E questo ragazzo? Sì, signore. È la mia preziosa pupilla. Come stai? Scusa, pupilla? 10 milioni di yen. Il milione di yen ho dato a questi due pesi morti. Ho dato un milione di yen a questi due pesi morti. Non li voglio indietro e non aspetterò a lungo. Perché me lo dici? Aspetta, non mi aspetterai che io paghi per te? Un piccolo pegno che ho dato l'altro giorno. No, i debiti del maestro sono debiti tuoi, sono debiti di... lo sai, tu. Col cazzo. E da quando sei diventato il mio maestro? Non me ne frega un cazzo di chi tu sia. Dammi i miei soldi, prima che questo grosso gentiluomo dietro di me diventi impaziente. Bruno qui, è di miccia corta, ed è anche uno di quei tipi tosti. Per il tuo bene faresti meglio a pagare prima che qualcuno si faccia male. Ehi ragazzo, cosa c'è adesso? Pensi di poter tenere testa a Big Bruno qui? Non so neanche chi sia questo tizio, ok? Non saprei dirlo, ma non importa. Perché io non ho intenzione di farmi trascinare dai tuoi problemi. Oh! Penso che ti prenderà a calcio. Non dillo neanche per scherzo. Guarda, se stai provando ad adescarmi non funzionerà. È il tuo debito, è il tuo, il debito e lo saldo. Grazie Mattia. Stammi bene. Non puoi essere spaventato da un deficiente come quello. È solo una massa di muscoli. Di che diavolo stai parlando? Poi tutto questo è bisbigliare. Hai intenzione di pagare? Ok. Non ho capito cos'è quella frase lì, ma ok. Te l'ho detto, non ha niente a che fare con me. Yes. Ok, allora ti pagherò. Scelta scelta. Mi sento terribile. Sono terribile ad aver causato. Di ciò che ho causato. Sai cosa? Perché non facciamo 2 milioni? Hai intenzione di pagarmi il doppio? Come se volessi berla. Sei solo un vecchiaccio ubriaco. Oh, soldi. Sono felice di darteli, ma ho una condizione. Sì? E sarebbe? Ok. Che dici di una bella rissa? Se ci batti tutti e tre, quei 2 milioni saranno tuoi. E se perdi, non ti daremo mai niente. Merda, non sei ubriaco, sei pazzo. Bruno è famoso da queste parti per prendere all'amo le teste di cazzo come te. No. Il combattimento sarà uno contro uno. Regole e tutto. 3 contro 1 sarebbe giusto. Vuoi che ti butti giù da solo? Cavolo. Allora credo non ti dispiacerà se prenderò i soldi dal tuo cadavere. D'accordo.
sarebbe. Te lo dirò ancora una volta. Non ho intenzione di essere coinvolto. Se non ti vuoi far male, se non vuoi farti male, ti consiglio vivamente di iniziare a chiedere scusa. Ok, andrò più meglio. Ehi, mi stai ascoltando? Sei sicuro di voler fare una cosa del genere? Andrà tutto bene. È solo un po' di allenamento. Concentrati di dare un occhio alle azioni, ragazzo. Guarda le mosse di Kamoto. Seriamente. E via. Ok, questa parte che potrà sembrare demenziale, ma ci servirà. Adesso vedete il perché. Allora, in pratica abbiamo degli stili in questo gioco e ne avremo all'incirca 3. E questo stile qua l'ho utilizzato molte, molte volte. Sono stanco. Devo ricordare di mangiare prima di fare ancora roba del genere. Kamoji, che c'è? Cos'erano quelle mosse? No, lascia perdere, stai bene. Non dovresti spingerti troppo. Sta bene, te l'ho detto. Quel grosso tizio non ha nemmeno tirato un pugno a lui. Ehi, tu col cappotto. Senza tetto. Bruno è... Gli è solamente fatto un graffio. Abbiamo intenzione di provare a finire il lavoro con questi. Abbiamo provato a finire il lavoro con quei pugni del cazzo. Ah, no. Ah, ok. Lasciamo che sia il tizio qui presente a finirla. Sai cosa fare? Non è così, ragazzi. Sodana. Pensavo di aver detto che non volevo farne parte, ma mi ha fatto mettere nell'umore di fare un round veloce. Giusto, allora vai col round 2 per 2 milioni di yen. Bruno, buttalo giù. Ok, Rush Style. Uno dei vantaggi di Rush Style è che puoi schivare molto velocemente. Aia. Allora, potenziando Rush Style saremo molto più veloci e molto più scattanti. Aia, so che devo prenderci la mano perché sono un deficiente. E sto giocando pure in armored, Sto giocando pure in armored. Dopo metterò la tag modalità difficile nelle prossime live. Allora, in pratica possiamo anche provocare i nemici per aumentare la barra del gauge, però non lo farò. Boom. Ok, con R2. Steso. Anche se avrei preferito non subire colpi, però. Cos'è appena successo? Bruno ha veramente preso un sacco di colpi. Ma che diavolo sei tu? Mi chiamo Kiryu, della famiglia Dojima. E quale famiglia invece siete voi? Aspetta, tu sei un Yakuza? Mi dispiace, signore, non lo sapevo. Lavoravo solamente per la Toko Credit. Oh, ma che coincidenza. Avevo giusto un conto in sospeso con il vostro capo. Ho bisogno di incontrarlo il prima possibile, se sai dove si trova adesso. Il presidente? Credo che fosse nel suo ufficio a quest'ora. Capisco. Allora nell'edificio della Taipei. Ah, ah, l'edificio a Ta-
a Taihei Boulevard a est, giusto? Gli farò una visitina. E questo. E questo prenderà cura ai nostri piccoli debiti e ai nostri, giusto? Va bene. Un patto è un patto. Bruno qui dovrà. Dovrà coprire la differenza. Ecco, per differenza non so che cazzo vuol dire. In italiano, però. Ho già detto che io dovrò fare dei giochi in inglese. Ecco, se devo tradurre tutto il testo, allora non ho un grosso problema. Perché c'è una differenza sostanziale fra tradurre un gioco ad alta voce e sapere la lingua inglese a memoria. Ma ok. Quindi per questo, come vi ho detto ieri, studiate ragazzotti, studiate, perché così almeno vi aprite un mondo, vi aprite anche un mondo. Va bene, un patto, un patto. Questo è come il nostro raccolta dei debiti funziona. Ah, è un mondo duro, te lo dico. Beh, però meglio andarcene. Andiamo, Bruno. Bruno paga tutto. Oi. Aspetta, non so che dire. Dimmi una cosa. Solo chi sei tu? Perché ti sei avvicinato a me? E cosa stai cercando di preciso? Io? Sì, beh, la gente qui mi chiama Bacchus. E sono venuto qui a te perché avevo dei tizi arrabbiati alle calcagna. Sì, grazie per avertelo buttato giù. E se c'è che. Se sei in. Guarda, se sei nei guai, dimmelo, forse posso aiutarti. E questo vale anche per lui, pure per lui. Non erano mosse di un lunetto. Vabbè. Un lavoro a Kamoji? Ma è senza tetto, giusto? Che altro lavoro potrebbe fare? Beh, un. Vabbè. Come posso chiamarlo? Un artista della lotta. Wow. Non è veramente la mia scena. No, io sono un artista nel farabotto. Punch out artist, non so che cazzo vuol dire. Sì, proprio dalla punta. Proprio non mi scivolava dalla lingua. Quindi cos'è un punch out artist? Il cliente. Vabbè. Pagano per fare a cazzotti, eh. Ok. Senti tutto questo. Vieni. Ok. Lavora a Shichifuku Parking Lot. Ah, il parcheggio di Shichifuku. Che cazzo. Purtroppo c'è un problema con il nome di alcuni luoghi, quindi sbaglierò tantissimo. Ok, possiamo andare? Ci rivedremo molto presto. Sì, vabbè. Prendiamoci cura dei miei problemi. Questo prenderà cura dei miei problemi per oggi. Credo che non posso ancora convincerti di riprendere il mondo. Stai cercando di reclutarmi per come una sorta di combattente professionista o qualunque sia. Hai il più grande dei potenziali, di cui molti uomini non se lo sognerebbero. Il titolo di campione del mondo potrebbe essere tuo. Mi dispiace, ma no. Ah, ok. Sicuramente Kiryu non è in cerca di gloria. Ok. Porca troia. Nel frattempo. Vabbè. Hai sentito? Niente coltelli nelle costole o pallottole? Ok. Stai cercando di gufarmela? Beh, ci vediamo, Bacchus. Non so come si pronuncia, ma ok. Ok. Apparentemente il presidente della Tokyo Credit è nel suo ufficio a Taihei Boulevard East. Anzi, lo da lei.
Quanto stiamo? 1 ore 23, ce la possiamo fare. Aspetta, ma c'è un luogo dove posso andare a salvare? Sì. Ovviamente abbiamo anche la stamina. Però tramite i punti che abbiamo, che otteniamo con gli achievement, possiamo anche aumentare la nostra stamina. Questa è la Toko Credit? Sì, Toko Credit è l'ufficio di quello strozzino. Non so cosa abbia intenzione di fare. Fare meglio essere preparato. Anche se al momento io non ho proprio niente di niente. Vabbè dai, andiamo così a muso duro. Però... Allora, la cosa del business non ho ancora capito come funziona, però. Andiamo, va. Ok, entro. Sì, mi sa che ci stanno veramente aspettando. Dojima Gumi no Kiryu Kazuma da. Toko Credit no shachou ni. Ore o hameta rei o ii ni kita. Uchi no shachou wa anta ni au ki wa arimasen yo. Palese. Kiryu-san. Jeff. Omae ra hangoroshi ni shite au ki ni sasete yaru. Kono ninzu aite ni anta hitori de ka? andiamo. Anche se devo ancora... Aspetta, ma... Un attimo che... Vediamo un po'. Mazza quanto costi. Vabbè dai, vamo. Che sarà mai? Allora, non ho ancora capito però come... Allora, diciamo che non ho ben capito come funziona la cosa del targeting su questo gioco. No, stiamo andando bene. Shhh, chi tu dice? Prendono l'ascensore. C'è nessuno? Oh sì che c'è qualcuno. C'è proprio lo spatto dal muro con la pugnazzi proprio. Boom. Ciccio piccio. Sei in casa? Toc toc. Shinjirarenai. Masaka kokomade tadoritsuku ka yo. Ato wa anta dake da shachou. Jikkuri hanashi wo kikasete mora. Penso di essere interrotte. Non ho una cosa. Imasara toboke datte jikan no muda da. Naze oru wo hameta? Anta no mokuteki wa nan da? Oi, chikazuku na! Wakatta. Zenbu hanasu. Dakara chotto matte kure. Sei ridicolo. Allora perché ha ucciso quel tizio? Ore wa anta wo hameru ki nante nakatta. ただ人から頼まれた通りに動いただけだよ。あんたにあの場所で取り立てさせるようにって。そいつを頼んだのは誰だ？
Chi te l'ha detto? Sono io. Oh. Kuse? Kuse no. Sì. Aniki. Masaka. Anta ga ore o. A quanto pare. Non no hanashi da. Ne. Shachou-san. Kiryu. Omae nani yatte nda? Ehi! Ma se stavo cercando indizi per conto mio, deficiente. Senti chi parla. ちょっと外してもらえませんか? この若いのに説教しねえと何年もんでね。 ごゆっくり。 Quindi c'è qualcun altro che ha detto tutto questo? Allora, cos'hai da dirci? Umezo, sore. Ii kikai da. Omae to wa ichido hara watte hanashite to omotte ta kara yo. Omae to Nishikiyama koji nan datte na.風間の頭がやってる施設の手なんだろう。確か、ひまわりとかいう養護施設だ。うん。そっぽんごせこえんの。極道なんてまともに育ったやつの方が少ない。工事だからって恥じる必要はねえぞ。ええ、みさげっぷろぴょらろ。風間の頭もえげつねえ真似をするよな。 どういう意味ですか。拾ってきたガキに育てた恩着せてよ。今じゃ立派にあの人の玉よけになってるじゃねえか。おめえと錦山。頭のためならいのちも惜しくねえってよ。こういうの洗脳っていうのか。Minchia。そろそろ本題に入ってもらえませんか、クゼの兄貴。 あんたの話はさっぱり先が見えねえ。そう、ワタルサック、クズ。キリ。お前、風間の貸しを失敗しろ。そう、セリオ。彼の一つの話はしたな。それさえ手にすりゃ、俺が次の若頭。Quindi sei tu quello che puntava la poltrona di Kazama come prossimo capitano della famiglia Dojima, eh? Me puzza un po' sto tizio. Dojima gumi no atome o. Daga sono tame ni hisyou na ano tochi no aru jōhō tte yatsu o orin naga no kashira ga nigitte yagaru. Aru jōhō. Aa. Omae soitsu o kashira kara saguri dase. Umaku yareba kumi de no shōrai o ore ga yakusoku shite iru. あの人をまさかお前に裏切られるとは思ってねえからな。ノンクレドプロビオ。構成員25,000の登場会。その直系道島組で、のし上がったとなるや大した出世だ。それも例の殺しの真犯人も渡してる。やっぱり、あんたが俺をはめたんだな。 Bravo Kiryu. Sa na. Tada kono hanashi o keriya. Omei wa kakujitsu ni mushoiki da. Ore ni tsuku ka. Mou saki no nei Kazama ni tsuku ka. Suki na hou erabe. Bella minaccia, Ciccio.
だが返事は今だ。この場でしろ。クセな兄貴。なんだ。あんた賢いつもりで立ち回ってるんだろうが、全然器じゃねえよ。何？俺のこともおやっさんのことも、あんた何も分かっちゃいねえ。ガキ、この俺を敵に回すのか？本当にその覚悟があるんだろうな。覚悟ならありますよ。それが極道ってもんでしょうか。Palese. A volte gli accusa hanno palle da vendere. Cosa da dirci? Questo numero non è un numero che riconosco. Chi è? Non riconosco il numero. Non è il suo numero, ma... Penso di dover fare una chiamata. Ok, perché vedo la chiamata di Nishiki. Ok. Quanto stiamo? 1 ora e 34, ok. Cioè, si può fare. Ecco qua. Ehi, Nishiki, abbiamo un problema. やっぱりお前からの呼び出しだったんだな、錦。お前今どこにいる？風間組の事務所だ。天下一通りの。風間組？なんでお前そんなとこに？今、柏木さんと会って話してる。なんかいい知恵貸してもらおうと思ってよ。ああ。なんせ柏木さんは、あの風間のおやすさんの片腕だ。なるほど。それより、お前の方はどうだったんだ？もう堂島組の事務所からはとっくに出てるんだろう。ああ、だが、いろいろあった。いろいろ？そいつは直接会ってから話す。わかった。ま、diciamo che sono cose non potresti dire un telefono pubblico。実はな、お前も柏木さんの話を聞いといた方が良さそうなんだ。お前、空の一つぼって聞いたことあるか？せ。クゼの兄貴からさっき聞かされたばかりだ。どうやら柏木さんは、何もかもお見通しらしいな。俺もすぐそっちに向かう。Prima di raggiungere un ufficio della famiglia Kazan. E non è, e non siamo in Tekken. E oppo. Bene, dobbiamo andare qui. Allora, io vorrei, prima di andare lì... Allora, credo che qui, nell'entrata di Tenkaichi Street, dovrebbe esserci un tizio, più o meno, perché mo non mi ricordo esattamente dov'era. Aspetta. Ah, ma il tempio è qui. Aspetta, voglio fare una piccola deviazione, andiamo qui prima. Perché dovrei avere dei punti. Aspetta, quanti punti ho? Ah, vabbè, lasciamo perdere. lasciamo perdere, va? Andiamo e basta. Dannazione, Kazuma. Cioè, hai fiato per prendere a pugni la gente, ma mai per fare una bella corsa, una bella maratonetta, eh? E vabbè. Nishiki. Mazza. Yo, Kiryu. Hayakatta na. Suimasen, Kashiwaki-san.
お手間かけさせるような真似しちまって。あ、OK、tizio。questo tizio qui è cascivoglie。あの。どうもありがとう。はい。finisci di mangiare。よく無事だったな。お前が本家から呼び出されたってとこまでは錦山から聞いてる。Osamu Kashiwagi, capitano della famiglia Kazama. So Karasaki, Naniga Taga, Okata Yosogatsu. Kuzeno Ojikiatariga, Kazama Uragire to the Moitikan Janega. Eh, so this. Do you got on this? Karano Stosbo de Kiryuga Shinoseta Tishta, you are Jew de Korosarita. Mochiron Koitsuga Sonagoto. Ok, ecco cos'era Ventilot. つまり誰かにはめられたんだ。たあ、それもっと早く言ってくださいよ。俺はもう本当に兄弟が人殺しになっちまったのかと。錦、面倒なことになったな、桐生。とにかく、クゼと何があったか全部話せ。俺が noi facciamo la spia Kazama per chissà quale motivo。つまり若頭補佐の三人衆が頭の座を争っているってわけだ。風間の親父がいないのをいいことにな。冗談じゃねえ。親父さん以外に堂島の頭が務まるかよ。落ち着け、錦山。それより、久世の話に出た空の一つぼだ。お前らが知ってるのはほんの触りだけだな。ええ、柏木さんは詳しくご存知なんですか。ああ、まず今カムロ町のある一帯に大規模な再開発計画があってな、堂島組の例の若頭補佐3人が食い争うように地上げをしてる。それなら聞いてます。権利者バラバラの土地に根こそぎ買い漁ってるって。そいつをまとめ上げてでかく転売する腹でしょう。そうだ。Sempre questa idea soldi. だがその中にどうやっても手に入れられねえたった一坪ばかりのさら地があるんだよ。それが空の一坪。ああ。うん。そいつは最近になって一帯の地上げが8割方終わろうって時に見つかった土地でな。Minchia, l'80%? 厄介なもんで再開発用地のど真ん中にある。そこが手に入らん限り。いくら周りの土地まとめても売り物にならねえ。そんなからくりがあったのか。ところでその一つをまだ誰も手に入れてないんですか。所有者が行方不明らしい。もし今出てくりゃ10億って値になってんだがな。エラマゾーン10億たった一坪の土地が。なあ、空の一坪が欠けりゃ再開発自体がひっくり返る。だが堂島組は周り一帯の地上げにもう100億以上突っ込んでんだ。一坪10億だろうが今さら引けやしねえ。クゼはその土地を手に入れるのに必要なある情報を風間のおやすさんが握ってると言っていました。quindi pratica Kazama sa qualcosa riguardante quel lotto che potrebbe essere fondamentale per poterlo ottenere. Strano. Kazama no oyasan no motteru jōhō tte nan desu? Ya, wakaranai. Ore mo hatsumimi da. Demo, yappari sugata keshite iru tochi no shōyūsha ni kankei surukoto deshō ne. Nan ni shitemo kuze wa sono jōhō o oyasan kara saguraseru tame ni kiryū o hameta tte wake ka. そのために人一人殺してまでな。おめえら今の状況わかるか。キリュウは当然として追い詰められてんのは風間の親父も同じだ。キリュウが仇殺したってことで冒険人の親父もけじめを迫られる。その上クゼが空の一つぼ手にして若頭になってみろ。奴は親父を必ず組から追い出す。pezzo di merda。組から追い出す。まさか堂島組の波紋もあり得ると。ああ。
親父も無所にいる以上今は何も手が打てねえ。あのおやさんが破門破門された極道の末路は言わなくても分かるな。一度上までのし上がった後で底辺の屈辱に耐えられる人間は少ねえ。自殺したホームレスに元極道って肩書きがついてるのは珍しい話じゃない。あいや。でも、キリュウは実際、殺しはやってないんです。え、ファッティ。こいつの疑いさえ晴らしゃ、おやさんも破門にはならねえはずでしょう。え、プロブレマサラ。疑いを晴らすには、真犯人を抑える必要がある。そうだ。だが、クゼが真犯人を握ってる以上手は出せん。相手は堂島組の幹部だ。この世界で上に噛みつくことは何があっても許されねえ。カツ、deve esserci un modo。でもこのままじゃ、キリュウは無所にぶち込まれるんですよ。俺らがクゼに手を出せば、風間の親父は余計立場が悪くなる。その時点で波紋は確実になるな。だったら、どうすりゃいいんですか、俺たちは。Bella domanda. とりあえず、俺の濡れ衣も殻の一つぼも後回した。今とにかく、俺はおやっさんを守るために動きます。何かいい手があるのか。ええ、俺の不始末は、俺一人でけじめつけます。おやっさんに責任がいかないようにするにはもう、この手しか残ってねえ。E sarebbe Hitori de kejime tsukeru tte nani suru ki da Kiryu Oru wa kyou kagiri dōjima gumi o nukeru Sagazuki kaishite gokudou kara ashi o arau Kiryu Ah.お前今回の一件とにかく俺一人の責任としてケリをつけるんだ。イデアフォルマ真犯人の居場所を吐かせ。何言ってんだ。杯もらって3年そこらのヤクザが五体満足で足洗えるわけねえだろ。最悪殺されんぞ。認めたかねえけど今の堂島組仕切ってんのはクゼだ。それを袖にしたお前が組み抜けるっつってあいつが生かしとくと思うか。杯返す先はクゼじゃねえ堂島組長だ。それにまだ殺されると決まったわけじゃねえ。車回してくれ錦。これから組の事務所に行く。ふざけんなって。お前やけになってるだけじゃねえか。うるせえ他に手はねえんだ。このまま指くわえて見てるわけにはいかねえ。Allora diciamo che diciamo le cose come stanno. Se tu esci dalla ma se tu esci dalla mafia sei fregato, sei proprio fregato, finito. ma diciamo che forse potrebbe avere un'ottima idea. Però il problema è che non può fare errori in questi casi perché altrimenti è fottuto alla grande. Yamero Kiryu.錦山の言ってることは正しい。正しいかどうかなんてどうでもいい。所詮俺は風間のおやっさんについていくために極道になっただけの半端もんです。俺の不始末でおやっさんに迷惑かけるくらいなら俺にも覚悟があります。ファディマットは何だ。スクザーで perché mi sono arrivati dei messaggi。E nel frattempo, un secondo, devo fare molta attenzione perché sennò, ecco. Ome namita koto itten ja ne zo. Eh? Ore no iu koto ga kike ne no ka? Ah, Kiryu! Eh. Tatoe Kazama no oyasan ga tometa to shitemo, ora ikimasu.やめろ。
Madonna, che dolore. Cazzo, ci avrei rimesso una mascella e un dente. Spero solo che tu non stai facendo una grossa cazzata, Kiri, perché sennò quelli te se inculano. Ok, sono le 16:52, sono ancora in tempo. Faccio giusto 2 minuti e via. Nishiki mi sta aspettando la macchina. Ok. Ok, abbiamo tempo per fare sta minchiata. Però dopodiché possiamo anche salutarci per la prossima live. Vediamo un po'. Io però andrei. Quanti soldi ho? Ok, abbastanza. Dovrebbe esserci. Sì, deve esserci un combini. Andiamo, se. Permesso, io avrei da fare. Non mi. Ok, bisogna un attimo riprendere una cosa. Permesso. Allora, io prenderei un po' di questo e nient'altro, grazie mille. Beh dai, facciamo sta cazzata e poi stacco. Sapete cosa? Mi sa che non posso farlo in tempo, quindi. Dato che saranno anche mille ore di cutscene, quindi. Vi terrò sulle spine. Quindi. Vi chiedo sto gioco, voglio tenervi sulle spine perché sono un demente, però. Capita a me che c'ho da fare. Quindi, spero che questa la visita. Vedremo in atto il piano di Kiryu per uscire dalla Yakuza per poter scoprire il piano di Kuze e fermarlo in qualche modo per impedire che prenda la sedia del nostro vecchio e insieme a tutto quanto. Termino qui questa live, spero che questa live mi sia piaciuta, ci vediamo giovedì per una live random e spero che questa live vi sia piaciuta, perché in quel caso se vi è piaciuta e se spero che questo gioco anche vi stia piacendo, perché io ho adorato Yakuza Kiwami 1 e spero e non vedo l'ora di giocare a sto gioco fino alla fine. E quindi niente, spero che la vi sia piaciuta, in quel caso cliccate il cuore in basso a destra e tenete il campanellino acceso per rimanere sempre aggiornati per tutte le prossime live. Seguitemi su Instagram. E se volete comprare dei giochi vi lascio il link di Instant Gaming, dove potete comprare dei giochi a basso costo. E se userete questo link mi darete pure una mano per tutte le prossime live, per le prossime future serie. E se potete darmi una mano economicamente parlando, vi lascio il link delle donazioni, dove potete donarmi qualcosina. E io ringrazierò tutti quelli che mi hanno donato a fine live o a inizio live, a seconda dei casi. Ma soprattutto qua sotto, oltre al canale Telegram e al server di TeamSpeak della Chaos, c'è anche il link del... del mio canale YouTube, dove carico tutte le live, le configurazioni del mio PC e soprattutto i giochi che ho completato. Basta solo che cliccate il nome del gioco e verrete catapultati alla prima puntata. E quindi niente, spero che la live vi sia piaciuta. Non ho nessuno da redare, quindi sti cazzi. Vi ringrazio tutti quelli che sono appena arrivati, tutti quelli che ci sono, tutti quelli che sono andati in fretta. E noi ci rivediamo alla prossima live. Ciao a tutti, arrivederci. Oh yeah.